RDA Radio 1, Radio Ballerina 1, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. State ascoltando Antenna Romana 1. E già dalle prime note si riconosce la sigla di apertura e chiusura di Note, Musica e Parole, giunta alla puntata numero 50. Roberto De Angelis insieme a voi dagli studi di RDA Radio 1, RSE Stapp Radio, Radio Ballerina 1, Antenna Romana 1 e Radio Anna M. E naturalmente, come al solito, ci occuperemo di musica, ci occuperemo di parole, oggi solo di musica però. Perché la radice nostra, Note, Musica e Parole, proviene da Note sotto le stelle, di quella memoria televisiva dove direttore artistico era Pino Scavo, dove direttore di studio era Damiano Mascherucci, alla regia radio c'era Federico De Angelis e l'editore televisivo dell'epoca era il signor Franco Lattanzi. Noi proseguiamo oggi col nostro radio web format, chiaramente Note sotto le stelle adesso è condotto da altre persone, ha un altro format, un'altra edizione. Noi però vogliamo proseguire quella scia e stavolta ci colleghiamo di più con RDA Radio 1, nel senso che ci colleghiamo con la pagina YouTube di RDA Radio 1, è scritto RDA Radio tutto attaccato, 1 a cifra staccato, RDA Radio 1, Note sotto le stelle, l'abbiamo chiamata, la voce agli artisti, i parade secondo le vostre preferenze. Voi fateci sapere, vedendo i brani di YouTube, quali vi piacciono di più, pure di artisti sconosciuti o conosciutissimi, quello che volete voi. Noi li proponiamo per una settimana in giro sul nostro canale di YouTube RDA Radio 1, per i più precisi a youtube.com/user/ tutto attaccato minuscolo bis riccardino 23 a cifra. Sentite questi brani, ce li proponete anche qui in web radio, basta che scrivete il titolo e l'interprete e noi li riproporremo qui appunto a Note, Musica e Parole, che oggi è giunta la puntata numero 50, un bel traguardo, non c'è che dire. Allora io direi, Federico De Angelis, regia, ci sei? Sì, benissimo. Allora sfuma piano piano la sigla, grazie. Noi dobbiamo partire col primo brano in scaletta, è un brano che ci farà veramente gioire, perché sto parlando di Aliona Jerushina, più semplicemente Aliona, che canta un bellissimo brano, interpreta secondo me meravigliosamente un bellissimo brano dei Beatles dal titolo Let It Be. L'ascoltiamo, perché no? Facciamo When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, oh, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. A Note, Musiche e Parole, puntata 50, Aliona reinterpreta Lady B, un brano portato al successo dai Beatles e reinterpretato magnificamente da questa ragazza, Aliona Jerushina. Is close.
Beh, ragazzi, ragazze, amici e amiche all'ascolto, la puntata numero 50 non poteva nascere meglio che sotto l'egida di Lady B, reinterpretata magnificamente da Aliona Jarushina, più semplicemente Aliona. Oh, sono rimasto un attimo interdetto perché la bravura artistica di questa ragazza è immensa, la bellezza poi non lo voglio dire stupefacente, se non ci credete andate su YouTube, scrivete Aliona con la Y, Lady B The Beatles, è una cover chiaramente, e vedrete che quello che vi sto raccontando io adesso come bravura artistica e bellezza estetica, vi racconto la pura e semplice verità. Io invece adesso vorrei fare un tuffo nel passato, precisamente al 1967 con Sandy Shaw, la danza delle note, ve la ricordate? Beh, penso che quelli un po' meno giovani se le ricordano, i ragazzi magari diranno che cos'è. Allora, Sandy Shaw con la danza delle note nel 1967, penso con l'edizione inglese, però vinse l'Eurofestival, la registrazione è stata fatta da un 45 giri pulito, ripulito, ristrutturato, abbiamo passato lo spray, ci abbiamo passato sopra il dentifricio, ci è tornato un audio accettabile, noi ve lo proponiamo, attenzione, il brano ve lo proponiamo a solo scopo illustrativo, quindi il video non viene monetizzato, non viene monetizzata neanche la relativa trasmissione di note, musica e parole. Noi ci andiamo a sentire adesso Sandy Shaw con la danza delle note, perché veramente tutta da ascoltare attentamente, è un bellissimo brano, credetemi sulla parola. Incomincia così. C'è un ragazzo che un giorno incontrai, quel ragazzo sei tu. Per venire però ho bisogno di un no. Sette sono le notte che servono a me, ma l'amore è una sola, l'amore che c'è incomincia con un sì. Su ragazzi trovate il mondo, ma attenzione perché non vorrei che il ragazzo che io sì. E beh, incomincia certo con un sì, eh. Abbiamo fatto, dai, un tuffo di gioventù, consentitemelo, sono tornato giovane per un attimo con questa La danza delle note 1967 Sandy Shaw. Allora, questo tris di canzoni, la puntata numero 50 di Note, Musica e Parole condotto in studio da Roberto De Angelis, termina con un altro brano. È il brano che quest'estate, non so dove l'hanno collocato, ecco, l'ho trovato, che quest'estate ha imperversato su RDA Radio 1 Web Radio, su RDA Radio 1 di YouTube, su RDA Radio 1 di Twitter e di Spotify Free. Attenzione, RDA Radio si scrive tutto attaccato, Roma Domodossola Ancona Radio, quindi RDA Radio staccato una cifra, oppure RDA staccato sempre una cifra, viene sempre, non ci sono problemi. Allora, dicevo, ha imperversato quest'estate, anche perché è stata un'estate torrida, bollente, fantascientifica, e non se ne va ancora perché l'umidità ce l'abbiamo ancora, però l'abbiamo messa dagli inizi di maggio con la speranza che tornasse le
d'estate, magari che tornava un'estate più normale, ma non certo così. Proponiamo l'amico Carlo Pirone con E ritorna l'estate, tutto qui su Note, Musiche e Parole, puntata numero 50, condotta da Roberto De Angelis. E ritorna l'estate, lui naturalmente, Carlo Pirone. Un po', ma dimmi che estate sarà da soli o solo, 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 solo. Passano giorni e rimango così, che cosa fare per averti qui? La tua maglietta e la mia nostalgia, ormai non sei più mia. Ah no, io la riconosco, questa è la sigla di apertura e chiusura, è già finito il tempo a mia disposizione, non è possibile, io volevo continuare con tante altre canzoni. A proposito, chiedo scusa umilmente se c'è stata qualche defaianza tecnica, poi piano piano nel riprendere la mano ci scioglieremo molto di più, ci mancherebbe altro, anche perché se lo studio sta a Roma e la regia sta a Palermo, giustamente certi collegamenti vanno un po' leggermente perfezionati, ma fa parte dell'esordio non perché sia esordio pure, perché la puntata numero 50, però è come se avessimo ricominciato un'altra volta. Signora Lucia stavolta, sì signora, questa può essere considerata anche la trasmissione pronipote del Gran Bazar di Roberto De Angelis di tanti anni fa, sono passati dei lustri, dai signora, lasciamo stare, su, non guardiamo il capello. Allora, abbiamo ascoltato oggi naturalmente Aliona Yarushina con Lady B, poi abbiamo ascoltato il brano storico di Sandy Shaw con La Danza delle Note, che era del 1967, e da ultimo l'amico Carlo Pirone, amico anche a livello sotto il profilo umano, non solo sotto il profilo artistico, con E ritorna l'estate, che ha imperversato su RDA Radio 1 a più non posso quest'estate, è un brano lanciato diversi anni fa, riproposto quest'anno, non pensavamo che avesse questo ottimo riscontro, credetemi, un riscontro che ha superato ogni prurosa previsione, noi lo proponiamo ancora, ci mancherebbe altro. Allora, Note sotto le stelle, vi ricorda la
playlist di YouTube Note sotto le stelle, la voce degli artisti, i parade secondo le vostre preferenze. Segnalateci qui su RD Radio 1 i brani su YouTube che vi piacciono il più, sia di artisti conosciuti che di artisti meno conosciuti. Noi li proporremo per una settimana, poi dipende dalle visualizzazioni, stileremo una hit parade all'incirca di 1300 brani, ce n'è per tutti i gusti, credetemi. Allora, questa puntata numero 50 termina qui. Roberto De Angelis vi ringrazia dell'ascolto e vi aspetta al prossimo appuntamento, naturalmente sempre con note, musiche e parole, che è collegata a Note sotto le stelle, la voce agli artisti, i parade secondo le vostre preferenze, che è una playlist di YouTube. Il canale è sempre RDA Radio, scritto tutto attaccato, RDA Radio staccato una cifra, RDA Radio 1, che sta su YouTube, che sta su Twitter, che sta su Spotify Free e naturalmente sta anche su Spreaker, sta nelle pagine di Facebook Roberto De Angelis WS e Fracalcio Realtà di Original. Un ringraziamento a tutti quanti voi, ci sentiamo al prossimo appuntamento. Grazie da Roberto De Angelis.